Quando leggo Batosta mi viene in mente che mi piacerebbe giocarla. Ma stanotte anche ho dormito malissimo. E stiamo per uscendo. Strano aspetto, strano Boh, colore. non so. Che bella vettura. Spero che il giorno di... Andiamo lì per mapparlo e vedere il livello. Boh, se ne sente veramente parlare tutto sommato poco di questo gioco. Almeno questa è un'impressione mia, poi dopo. Andiamo qua adesso. Qui c'è quella cosa lì. Correnti di giustizia. Ma che poi è altissimo, mi sembra, no? C'è anche questo qua che potrebbe essere interessante. Lista d'arena è stata danneggiata durante il Kurrut. È necessario ripararla perché riprendono le competizioni. È chiaro che, come dicevo prima, cioè se tu fai quest minori, i punteggi sono più bassi, quindi progredisci più lentamente, livelli più lentamente, no? Ti concentri su altre. Però è veramente un lavoro intricato, no? Di verifica, di dire, quanti livelli servono per arrivare qua. Allora dovresti poi cambiare anche la zona con macchine più difficili. Cioè, tutta la parte di bilanciamento lì è tosta. Soprattutto con un gioco così open, appunto. Ciò non toglie che quando appunto avevo menzionato Dying Light 2, è chiaro che se tantissimi sono lamentati che dopo un certo punto anche la massima difficoltà tiri giù i zombie con un colpo, vuol dire che proprio quel lavoro lì loro non l'hanno fatto, e quindi il gioco non è finito per definizione. No, quale cavolo è quello? Anche qua sono rimasto indietro, livello 10. Tanto da 2005. Sì, qua devo mettermi a fare anche quella, non c'è niente da fare. Scusa, proviamo ad andare un attimo quello lì perché a questo momento non mi ricordo. A livello 32, appunto. Ah, livello 32, allora usciamo. Cos'è? Porta qui la frazionetta di là. Ok, la tipa è lì. E qua mi fa venire in mente molto Monster Hunter. Il 4 mi sembra, ultime, c'era una zona forse. Non è il 4, che cioè, la seconda zona forse era una specie di grotte, ma sul mare, una cosa così. Sotto. Sto per vedere un attimo la location. Prima o poi dovrà uscire anche Ragnarok, Valhalla, Ragnarok, ma io pur con i DLC non ho mai finito neanche il gioco base, ma c'ho sempre in mente anche quello, non è che me lo dimentico. Devo stare attenta a non macchiarmi le mani. Non è quello, i giochi che gioco di più sono tutti open world, tutti lunghissimi, chiaramente. Poco adatti a uno streamer. Perché YouTube, non fai serie lunghe, ti riduce le visualizzazioni. So che è una cosa che si lamentavano gli streamer più grossi. Tant'è vero che ormai gli streamer grossi fanno solo prove di gioco praticamente. Ok, questo
c'è anche un drone. Però c'è questo qua. Nonostante facciano solo prove di gioco, restano comunque seguitissimi. Certo, tantissimi probabilmente non guardano le serie intere, guardano com'è il gioco e decidono di comprarlo, boh, però non lo so. Aratrovi. Si sale in montagna praticamente, però io ero curioso veramente andare a Nera Spina, andare un po' più giù, un po' più giù a sud. Voglio così, voglio fare questo giro. Tanto non riusciamo ad andare sulla presunta isola. Cosa per saltare sul drone? Ah, intanto resta lì. Tanto c'è connesso anche l'altra cosa. Non abbiamo niente qua. Queste sono tutte le montagne alte. Pazza. Possibile. Beh, probabilmente qua ci sono una reliquia. Sembra che non ci sia niente, questo forse è sulla stessa altitudine, pressappoco stessa altitudine. Un po' vuota questa zona, anche qua. Però vabbè, qui è, boh, bisogna capire se questo qua sblocca. Magari questo qui sblocca più di quanto, magari sblocca fino a qua. Per esempio, non lo so. Perché non fare il focus? Andiamo a vedere cos'è. Un'altra, come si chiama? Scatola nera?
se lei non ha detto ancora un cavolo. Perché di qua? Negativo, negativo. Il lancio primario è annullato. Dovete andare a prelevare del personale. Ci date la posizione precisa di quelle macchine? Niente di preciso, ma secondo i calcoli avrete almeno 36 minuti. Per caricare 200 persone a bordo. 250. Solo voi potete aiutarli, lo sciame è vicino. Allora ditegli che si tengano pronti. E speriamo che siano davvero 36 minuti. Ho l'impressione che non riuscirono comunque a fare in tempo. Il Focus ha captato un'altra scatola nera. Si aspettavano che noi salissimo da quella parte lì? Può essere, sì. Qua c'è appunto una... Questo finisce nella scorta. Vabbè. Però appunto qua sparisce. Perfetto. È così, cioè... Meglio che sparisca, perché sennò resta comunque... Restano comunque troppe icone, se no sulla mappa, no? Buttiamoci giù. Questo qua, vabbè, per ora... Cos'è quella roba là? Ma questa è la direzione. È molto lontano. Questo magari. L'altra è... La mappa è vera grande. Allora è lontano. O è oltre, ma non credo. Ma mega fabbrica di qualche tipo. Deve esserci un altro calderone con i dati per l'override di quella macchina. Altro campo di ribelli. Questa parte non si entra, forse di qua. Oppure devo attraversare a nuoto. Sì. Cerchiamo di prenderlo, però è strano, non è segnato. Vabbè che i campi di... No, però come questi qui sono segnati, ce ne sono avamposto. Quindi, non... anche lì non è chiaro la logica. Alcune cose ce le svelano. Alcune cose ce le svelano...
in anticipo sulla mappa. Alcune ce le svelano i tizi con cui informatore lì con cui parlare. Livello 30. Comunque veramente bello. Vabbè, lo diranno magari dei informatori. Perché non è che ti spingeva indietro l'acqua. Era un'onda bella alta, in realtà avrebbe dovuto frenarci come minimo. So, secondo me questo gioco andrebbe premiato. In tempi come questi che fanno uscire giochi buggati, incompleti, andrebbe proprio premiato per ricevere dei premi proprio internazionali, perché comunque 5 anni ci hanno messo 5 anni, ma sono 5 anni che si ben spesi, intendo, e quindi sacca del cibo. Mancato. Qua. Oh, foresta dei Vietcong. Qua. Del mondo antico. Cosa ci sarà dentro? Ok. Un salvataggio. Vabbè, queste immagini che siano sempre... Che cosa fa saltare? Torneremo, non è importante adesso, perché secondo me sono collegato a quello. Io voglio andare qua. Andiamo ancora qua. Bene. Diamo un'occhiata in giro. Tanto drone. È un drone Cyclops. Potrei riconnetterlo con una cupola alla base se prendessi i soldati. A questo punto andiamo giù dritti. Dubito che la maschera sia qualcosa finalmente ho ottenuto abbastanza che vendano i mercanti.
Non perdere l'occasione per fare un affare. Vittoria. Veramente ho ottenuto abbastanza medaglie nei diretti. Ho cambiato. Però buon. Questa era interessante perché c'era anche il rossetto. Proviamo a mettere questo. Questa ti farai notare tantissimo. La tua lama si affiora, altro giorno si avvia. Ok, vediamo se. Vediamo che il capo si esca nel cuore. Ah, una parte duratura con. Sì, posso lavorarci su? Che stai facendo? Progetto la corazza che hai sempre sognato, cara. Per la campionessa di Ekar. Io non ricordo di avertelo chiesto. È una mia offerta, dovresti esserne onorata. Ogni soldato degno dei suoi marchi indossa una mia corazza, perfino il capo. Portami le risorse necessarie e ti forgerò qualcosa che attirerà le invidie di tutti e tre i clan. Viola qua. Ci sono anche quelle leggendarie. Diffusore di divoratuono. E è debole all'acido e all'acqua. Ma per il resto 50 di protezione al fuoco. Questo è 50 di protezione alla. Però io sai mettere così. Non saprei. Fare tutte incarichi, dopo ci riempi la mappa di. Se qui potremmo già comprarle, ma costano. Questo è il fatto. Il fusore del gelartiglio. Poi l'abbiamo trovato in giro da qualche parte, perché il gelartiglio ancora non l'abbiamo fatto. Io non capisco veramente cosa c'è, cosa, che differenza c'è tra le due icone. Questa ha l'icona così, questa ha l'icona così. Eppure manca un pezzo qua e un pezzo qua. Non è nemmeno che dici. E lì ti segnala che manca solo una cosa, per esempio. La mia offerta resta valida. Una come te merita solo la corazza migliore. E la troverai solo alla mia battaglia. Qui puoi far riposare piedi. L'altro giorno ho chiesto come sei lontano da casa. Il ribellione di Regalla diventi polvere nel deserto. Devo andarla anche per. Eccola, forse quello là. Ma no. Guarda qua che bello. C'è un'isoletta. Era questa? Forse qua si intravede qualcosa qua. Stiamo guardando di qua. Oppure no? Allora, poi c'è questo. Questa sconosciuta. Andiamo sopra, perché in realtà magari possiamo anche trovare dei forzini da qualche parte. Infatti qua ce n'è uno. Anzi, c'è anche. Benvenuta.
Allora, rapporti provenienti da ogni angolo delle terre del clan parlano della piaga rossa e delle tempeste che la seguono ovunque. Nessun luogo ha sofferto più di Nera Spina, luogo di nascita del capo e carro. Ah, è nato qua. Preoccupato per la propria gente, io ho inviato me per indagare. Non posso dire che sia stato un viaggio piacevole, prima la giungla, poi la palude, insopportabilmente umida e piena di voraci insetti. Mi ha messo nostalgia per la limpida, asciutta aria del dominio. Nella spina stessa è inquietante, la sua struttura organica e perpendicolare la rende simile a un gigantesco nido per paradisee, che i palustri con i loro appariscenti abiti sembrano voler imitare. L'insediamento è costruito su un acquitrino, il che non fa che esacerbare il problema causato dalla piaga. Le acque della palude sono color sangue, ne emergono strani tralci cremisi, sparcendo una polvere che brucia i polmoni. I palustri vi sono letteralmente immersi fino alle caviglie. Il loro comandante, Attecca, è una guerriera valorosa che tiene molto la propria gente, ma lance e spade possono poco quando è l'acqua stessa a essere corrotta. Lei fa il possibile, recidendo i tralci più invadenti e inviando truppe a raccogliere acqua potabile. Ciò nonostante, la cosiddetta strozza sangue sta vincendo. Stando lì con lei, nel punto più alto dell'insediamento, assediati da onde cremisi, mi sono scoperto inutile. Ho promesso di comunicare la situazione al capo, ma anche Pro. Per la prima volta in 2 anni, come maresciallo, sono completamente a corto di idee. Non so cosa fare. Non ho alcun potere per fermare questa piaga. Quindi si sale ancora un po'. Però qua. Si chiude qua la faccenda. Forse mi sbagliavo. Amo anche Aiza. Si chiude da solo. Io non sono caduto io. Si chiude da solo se pigli contro qualcosa. Non è che sono caduto io così. Vedo che a livello anche di numero di poligoni c'è parecchia roba. Vediamo qua. Sarà esperto anche questo. Poi non so se c'è qualcosa anche sopra l'esperto. Qualcuno che gioca a batosta meccanica? Abile. Beh, abile non dovrebbe essere sotto esperto. Vediamo ancora anche qua. E poi questo. L'acqua. Acqua corrotta. Non so se ci siamo persi qualche altro. Ehi, ciao, come stai? Non so, poi adesso inizia a essere buio, non si capisce più niente. Niente, andiamo. Intanto andare. Niente, adesso facciamo questo qui, un episodio o due di esplorazione, quello che uscirà, insomma. Ho sentito che la campionessa ha vinto all'arena e io me lo sono perso. Lo di guardia. Ma poi torniamo. Non so, sono curioso di fare Poseidone. Più che altro, poi vedere io. Io sto resistendo ad andare a vedere dove si trova. Mascherina, non voglio. Capisco avere la sorpresa come tutti voi, però. Falò raggiunto. Qui c'è un altro punto di domanda e un altro falò, quasi quasi. Anzi, ce ne sono addirittura due vicinissimi. Qui c'è un sacco di altra roba, però. Qui non si vede niente. Andiamo di lì, dai. Certo. Red Dead 2 mi piacerebbe. Riprenderlo in mano. Siccome mi ero messo in pari sul PC. Per farlo poi sul PC.
mettiamo un indicatore a caso. Aspettavo questa cresta. Ho posto tutto piatto qua io. Bene. Tre pozioni. Dovremmo averne una barca. Barca forse dice qua. Questa zona qua mi lascia un po' su in sospetto, però in teoria potremmo anche andare qua. Che siamo in Far Cry tra poco. Ah, qui c'è. Allora, quindi qua in teoria è tutta costa. Strano qua però. Sabbia. Confini terrestri del mondo. Dove ci sono quelli marini? Ah, il cielo? Però. Dove sono quelle luci lì? Sono le stelle. Bello.